Vabbè, insomma, avete capito? Quante, anzi, quante che non sentite, sa, prova. Bello, eh? Sto regalo è infernale, sto regalo per bambini è infernale, perché quando si spegne fa un rumore strano. Comunque, quant'è che non si sente più la zampogna, il zampognai? Quant'è che non li vedi più? Dimmi la verità, quant'è? È una vita, è una cosa che ci stavo a pensare ieri sera, dico, ma guarda un po' te, è il 22 di dicembre, non è passato neanche uno. Siamo passati dall'era di quello che suonava la zampogna da solo, cioè suonava da sola, cioè tu gli tiravi i soldi da sotto, questo buttava per terra sta finta zampogna, scappava e quella continuava a suonare da sola. Cose che da altri tempi, amici, da altri tempi. Beh, si è persa un po' la magia del Natale, mo con tutto il rispetto, ma si è persa un po' la magia del Natale, mo. Spero che vi sia piaciuto e vi abbia un attimo stuzzicato i ricordi. Allora, senti una cosa, te voglio dire che stasera lo voglio fare così e voglio augurare a tutti quanti, anzi voglio augurare a tutti quanti un buon Natale, felice Natale, perché ce n'è bisogno, fra due giorni è Natale, anzi la vigilia, poi c'è Natale. Allora, da ieri, premetto, lo so, è brutto dirlo, oggi non mi sono lavato i capelli, da ieri che c'ho addosso sta cera, da ieri, da ieri, top del top. Allora, Natale come ce lo... anzi, gli auguri come ce li facciamo? Ce li facciamo con che cosa? Con delle novità, come al solito, con delle novità, e in questo momento vi presento nuovamente Er Matteo, sì, effettivamente, l'anno scorso l'hai visto, ma non è la stessa cosa, aspetta, fammi mettere un attimo, vediamo se va bene sta telecamera, ok? Te lo ripropongo perché ha cambiato qualcosa, l'anno scorso era Olio di Dattero, invece quest'anno c'è il Baobab. O vedi? Mi toccava fa, hai capito? Altra piccola novità, questo è uno dei tanti piccoli progetti che porto sempre avanti, perché sembra che uno si sta fermo, ma non mi sto mai fermo. Codesto, ce n'ho pure altri, ma con calma ve li farò vedere. Questo è un altro rasoietto, profilo abbastanza gentile, non mi sembra così cattivo, ma la particolarità, amico mio, è questa, eccola, eccola qua. Bene, 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 vediamo un attimo, pesicchia, pesicchia. Allora, la novità, ecco, queste sono le due novità. Oggi ho voluto prendere in come mia combinazione, spero che mi possa regalare soddisfazioni. Oggi userò l'olio pre-shave della Morgan, poi utilizzerò Matteo 911 e poi concluderò la rasatura, la sbarbata, con classico proraso rosso, che lo so è un po' difficile da trovare in giro, ma questa è un'altra questione che non entro più nel merito, mi dispiace. E mi faccio accompagnare da questa bellissima, guarda che bello, proprio uno deve rimanere così. Se dovessi rivedere i zampognari per Roma, ma quelli veri però, quelli ignoranti, nel senso, non l'ignoranza che, di mancanza di cultura, ma semplicemente l'ignoranza del vestiario. Una volta ho fatto l'accompagnatore zampognaro, ti dico solo una cosa magica, perché tu immagina che sta su un calesse, o addirittura sul calesse, con gli amici vestiti con sto mantello, ma che gli devo dire? Ma dai, ma non tu ricordi te che passano sotto casa? Pure questo non c'è sta più. Triste. Era carino, metteva allegria, ti faceva sentire a casa. Era un vero Natale. Piano piano queste cose purtroppo stanno a scomparire. Mi dispiace dirlo. Scompaiono. Peccato, peccato. Anzi, facciamo qualcosa che fa ritornare queste tradizioni che sono nostre. Pure la rasatura, è una tradizione. Se no, non la coltiviamo, amici cari. Prima o poi no, perché sta ritornando molto in modo anche prepotente, mi sembra pure giusto. Però la tradizione, veramente, e ti dicevo, io una volta l'ho fatto e mi sono visto sta scena di sti montoni rovesciati addosso, nel senso, proprio, l'ignoranza per me è quella, è l'essere effettivamente così com'erano, prepotenti, coperti perché faceva freddo. E sta cosa, la cosa che mi attirava di più erano le scarpe di zampognari, quella è una cosa che mi attirava tantissimo, ma tanto. E poi era bello, era, perché certi magari si improvvisavano, e tiravano certe stecche con l'altro strumento che adesso non so neanche quale sia,
ma certe stecche pazzesche, però si premiava il fatto del, ma c'era una volta pure, esatto, da una parte all'altra, c'era pure, mi ricordo, il postino di fiducia, quello che c'aveva la bella borsa di cuoio con scritto PT, se non mi sbaglio, con la fibbia in ottone, sempre sbragata sta cosa, che a fine anno, lo so, ti chiedeva una mancia, però te saliva su a casa e conosceva tutti. Oggi purtroppo è tutta una cosa sterile, è una cosa sterile secondo me, è un peccato, e questi sono i pensieri natalizi. Beh, te volevo dire pure che ti avevo fatto il video del nuovo anno con il messaggio dell'anno, chi te senti, no, a parte scherzi. Togliamo un attimo questo momento di ricordo e parliamo un attimo del sapone. Rispetto all'altra produzione, quella dell'anno scorso, il sapone si presenta un po' più, no, un po' più, molto più morbido, quindi io come al mio solito non prendo mai, molto l'ho fatto vedere, ma è una cosa già che mi dà fastidio, centingo, ci faccio qualche giretto sopra, anche se poi è un po' difficilotto perché tende, vedi, ad andarsene, quindi impregno le punte che automaticamente, quasi in modo automatico, mi portano via un pezzettino di sapone. È una cosa proprio mia mentale, molto scivoloso il montaggio. Non ne prendo a chilate perché secondo me prendere un quintale di sapone è semplicemente buttarlo nel lavandino, secondo il mio modesto parere. Però pure sto sapone ti ricorda proprio il Natale, cioè, ma mi sarei voluto sbarbare con il sottofondo della zampogna, perché è divertente. Ma poi scherzi che abbiamo fatto, i zampognieri sono talmente tanti che uno potrebbe raccontare, cioè potrebbe fare un'enciclopedia sui scherzi più o meno carini, però uno l'ha fatti. Però mi ricordo pure quelli che si affacciavano e tiravano sti soldini, c'era quello che gli tirava la violenza proprio per tirargli addosso, perché prima comunque sia passavano pure nella prima mattinata, e chi magari fa il turno di notte sentiste e dava un po' di fastidio, però poi alla fine ti rendi conto che quel fastidio era pure piacevole, perché era piacevole. Cioè adesso che c'è una bambina, no? È Natale, sì, io lo spieghi, l'albero di Natale, Babbo Natale, quello che te. Non è un discorso religioso, no? Attenzione. È un discorso puramente fatto sulla tradizione, sull'atmosfera che c'era una volta. Visto che purtroppo, lo devo dire, si è persa, famiglie un po' disgregate, un po' non allargate, proprio disgregate. Viene a mancare un parente, una nonna, e finisce la storia. Brutto, brutto. Io cerco in tutti i modi di far congiunzione perché è bello. Ragazzi, questo sapone sta scivolando in una maniera pazzesca, veramente pazzesca. Ok, vado. Bello, bello prepotente. Allora, stasera mi divertirò ad usare questo piccolo prototipo di rasoio, perché sul sapone comunque sia non ho dubbi, non ho perplessità, già lo conosco, con la nuova magari aggiunta del sapone, dell'olio di Baobab sarà più scorrevole. Diciamo che la profumazione, molti mi dicono, ah ma io non la sento, come fai a non sentirla? Si sente, è che è delicata, secondo me se fosse un po' più accesa sarebbe quasi fastidiosa, quindi per me va più che bene così. Ma al solito Pantarei fa il lavoro che vorrei, vedi, te l'ho fatta un'altra, marchio registrato, scherzo, ecco qua. Oggi è stata una gran bella giornata, positiva come sempre. Oh, che spettacolo ragazzi, torni a casa e dici, no, ma voglio godere un attimo di tempo, eccolo. Il mio attimo di tempo è questo, ecco. Hai capito? Oh. Comunque devo dire che l'odore, la profumazione di questo sapone è molto 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 spiccata e anche bello corposo, eh. C'è una bella densità, ottimo lavoro, ottimo sapone come sempre. Poi ti faccio vedere pure un'altra cosa. Questo se è perso una marmitta o gli si è rovesciata la cariola. Sono due cose. Allora, vediamo quanto rimane. Io nel frattempo ho preso un pacchettino di Rapira Platinum Lux, molto simili alla versione russa delle Gillette, anche perché sono russe. Sono ingessato, effettivamente sono. Guarda quanto rimane il sapone, eh.
Sì, però se uno scarto la metta è un po' difficile che faccio qualcosa. Tu scendi dalle stelle pure del cielo. Ok. No, non canto più, se no mi dite, ma non hai detto non era religioso? C'è coso? E via. Ecco, mi sono pataccato. Mannaggia. E vieni in una grotta. A posto, via. Oh! No, eh? Mazza, delicato proprio! Delicatissimo, una finezza, come diceva. Questo prototipo mi sta convincendo. Amico caro, scivola veramente bene. Qua, buona passata, rapira per me sono ottime. Chi è? Ha capito? Certo, la rasatura tradizionale va fatta con estrema calma perché è piacevole. Non è una seccatura. No, l'ho sentito dire un po' al collo, però effettivamente non c'ho segni, quindi. Ottima scorrevolezza. Ottima scorrevolezza, e anche perché qua me so, sì, ho ancora il brufoletto, ce ne ho due, vedi? È un ottimo. Pure qua ne stanno due, tre, perché una cosa che ho riscontrato, ma questa è una cosa normale derivata anche dal tempo, la pelle è molto secca, ho provato con a lubrificarla con l'olio, però purtroppo non ho fatto nulla, quindi da adesso in poi andrò avanti un po' con il burro di karité che ho. E quello almeno lo trovo, perché ogni tanto quei amici vengono a TVC e fanno sempre la battuta, dice, ma ho trovato quello sapone? No, ma se non ci credi, guarda qua comunque sei su brufoli, oh no, vorrei che tu vedessi, perché vediamo se riusciamo a raggiungere in qualche maniera un grado. Di accettabilità, è talmente scorrevole questo sapone con l'aggiunta del rasoio, che è abbastanza vivo, lo senti vivo, che quasi quasi non c'ho bisogno del secondo passaggio di pennello. Però siccome a noi ci piace, forse è freddo, però stava bene, sembrava quasi primavera, bello compatto, bello, complimenti come al solito al Body Lavantia, soprattutto per la profumazione che a me fa letteralmente piacere annusare, che ricordo proprio il Natale delle vecchie ceste di noci, di mandorle, dei datteri, dei fichi secchi. Non mi dica che non era pure, non è magari, mi auguro, ancora così da te, o se no quando hanno cominciato a introdurre le noccioline americane, perché so quelle che una volta si chiamavano così, ma le noci americane, anzi quelle sudamericane, se non mi sbaglio. Ecco, il bello della rasatura è proprio questo. E ricordo che se vogliamo tornare ad essere vivo. Allora, ok, no, non c'è più traccia di pelo qua, veramente veramente scorre benissimo sto.
Nella seconda passata notò più il profumo proprio dell'incenso. La messa del 24. Dici perché ora il 24? No, il 25? Che siccome c'è la finestra aperta e l'acqua comincia a essere gelata, allora mi sembra che sta quando sei il 24 e stai al freddo al gelo, l'odore di incenso dentro, e le panche del, magari della chiesa, quindi del legno che rilascia quel profumo suo classico con quell'umidità che soltanto il gelo può donarci. Ottimo, ottimo. Che poi mi ha soltanto tagliato il brufoletto, perché non è un brufoletto. Sono lì. E qua, perché qua sono dei giorni che ce l'ho aperta. È piacevole sto profumo. Allora, siccome dico sempre, l'hanno fatto notare in tanti, che all'umido rock aiuta anche a seccare i vari furuncoli. Io adesso ci provo. Allora, aspetta, faccio uscire un po' d'acqua calda perché sennò è crepo. Allora, questo è quello che è rimasto. Come vedete, è molto idratato il sapone, molto vivo. Però nel vero senso della parola è molto vivo. Un buon sapone ti dà una grandissima soddisfazione. Sembra panna. Panna però bella corposa, no? Quella evanescente. Perché magari certi saponi sono più spumosi, più ariosi. Aspetta che mi sciacquo. Senti che roba. No, aspetta, oh. Questa profumazione è forte, oh. Proprio forte, ma forte forte. Cioè te la senti benissimo sul viso. Ti dà soddisfazione, però logicamente ti devi piacere l'incenso e la mirra, perché sennò stiamo fuori tema. Allora, come vedi, non ho grandi traumi sul viso, a parte questi due piccoli problemi. Correzioni no. Diciamo che per essere una barba fatta a 60 cm di distanza dallo specchio, quindi non vedo nel dettaglio, penso di aver fatto un ottimo risultato. Sicuramente suona. Vabbè. Una volta al militare ti facevano così per mandarti a casa in licenza, però ormai il tempo è finito. Bene. Allora. Sapone che ugualmente girerò, questo non c'è bisogno secondo me di un momento di idratazione, di caldo, non ce n'ha bisogno. Te posso dire la verità, avrei voluto prendere anche l'aftershave, perché a me sta promozione a me piace. Quindi l'anello mancante c'è, cioè metterci un po' raso rosso sopra mi sembra un po' azzardato. Secondo me però questo ciò e questo ci metto. Effettivamente lascia una bella pelle morbida. Consigliatissimo, soprattutto per il periodo natalizio, il Matteo 9:11 è il suo, appunto, ci stanno versi. Mi dispiace un po' perdere la fragranza, perché è invitante, è calorosa, molto calorosa. Ti mette calore. Vabbè dai, ci si accosta abbastanza bene, ma proprio ci si accosta, Ci si avvicina proprio, però comunque sia, ci stiamo, ecco, bene. Ecco qua, fatto. Hai capito? Allora, amico mio, fatto. Il rasoio è andato abbastanza bene. L'ho sentito un po', effettivamente un po' tiratino, però ci siamo. Abbastanza ben bilanciato, anche se pesicchia abbastanza. Il suo profilo non mi dispiace. Lo devo provare e continuo a provare, vedere che viene fuori. Allora, amico mio, senti, io ti auguro un felice anno. Anzi, felice Natale e per l'anno nuovo ci rivedremo.
se devo rivedere. Allora, io chiudo così. La sbarbata ormai è fatta. Picchio che abbaia. E chiudo così. Quindi, come dico sempre, oh, buone sbarbate e buoni acquisti. Magna poco, mi raccomando, sì, no, magna, sfonnate, perché tanto poi c'è tutto il resto dell'anno per dimagrire. Magna, godi della vita, stanfa, mi raccomando, stanfa mia. Noi ci vediamo alla prossima, quindi buon Natale 2017 e se rivedemo, sì, sempre nel 2017 perché ho detto che a gennaio se vedemo, quindi questo di... Vabbò, grazie a tutti e ciao!